piccola e molto parmaorientale, no, abbiamo scelto di fare quest'anno, scelto per necessità, però. E ora cominciamo la sessione meno generalista, parliamo in maniera più specifica di argomenti legati all'informatica e al Linux. Io introduco con tre ordini su HTML5, che insomma, è il nuovo standard di HTML, quindi di formati per il web, e che più che essere un solo linguaggio ormai è quasi un bouquet di tecnologie che si vanno a utilizzare. Poi ci sarà Paolo Faedi del Luke che parlerà di Puppy Linux, una distribuzione che tutti amiamo perché va in 200 MB e permette di utilizzare computer stravecchi come se fossero nuovi. Poi abbiamo Leo e Pietro che ci parleranno. Leo di Drupal, è un CMS particolarmente performante, particolarmente famoso, open source, che ha avuto più successo nel mondo. Pietro invece ci parlerà di LaTeX, che è un programma in diretta concorrenza con OpenOffice. un'alternativa un po' più, però permette di ottenere dei prodotti che tipograficamente hanno veramente una qualità invidiabile, insomma. Abbiamo tutti quanti ammirato e invidiato la tesi di Pietro per come era impaginata e poi nei processi che lui ci ha descritto per farla, che se uno è minimamente smanettone poi si diverte anche a seguire queste cose a ladre. E Leo che poi ci parlerà ancora in ultima fase di licenze software, che comunque sono un argomento nell'ambito Linux che è importante. Che Linux, abbiamo detto già stamattina, non è solo una tecnologia, ma è una, quello che è una, tra virgolette, way of life, un sentimento, è qualcosa che va oltre la semplice informatica, comprende l'etica, comprende la giurisprudenza, comprende tanti altri elementi della vita di tutti i giorni. In tutto questo vi ricordo che sempre l'offerta del giorno serve a sostenere l'associazione, è vero, non c'è magari una diretta corrispondenza tra quello che può essere il peso economico e quella che è l'offerta, però abbiamo bisogno di sostenere, ci autososteniamo completamente come associazione. Offerta del giorno, maglietta di quest'anno con il claim Open Your Mind, Open Your Code, con la scritta Linux del 2013, il numero 42 perché ci sta sempre bene, 42. E non lo dici perché ormai... ormai lo dovremmo sapere tutti perché ci piace il 42, cioè, costa 20 euro maglietta più tessera per tutto quanto il 2014, insomma. Rinnoviamo l'altro invito, è quello là di, per quanti non sono degli abitué, sappiate che tutti i giovedì sera dalle 9:30 fino a mezzanotte più o meno il Parma Linux User Group si vede qui al Circolo Argonne. Abbiamo la rete Argonet che abbiamo, diciamo, creato ad hoc per la struttura Argonne, e ci sta uno dei principali autori del progetto Argonet, che è Luca Corradi, che tutti ringraziamo. Luca invece la mente di Maria, che mi ha veramente faticato tanto personalmente. Chi è del Luca ovviamente avrà la password per accedere alla rete Argonne, insomma, quindi si può lavorare anche con, condividendo l'esperienza di rete, in rete se necessario. Tutti i giovedì, tutto questo davanti in genere a una pure qualche birra in più, insomma. Detto questo, iniziamo a parlare di HTML5. Vado stringatissimo sulla prima parte perché non è questo il caso, non è questo il momento di parlarne. Però HTML che cos'è? HTML è uno di quei bei prodotti della mentalità open source che ci piace, di cui ci piace parlare. Oggi abbiamo parlato di Linux, la più grande comunità, il più grande progetto di sviluppo collaborativo del mondo. Abbiamo parlato di Apache OpenOffice, dicendo forse il secondo più grande progetto di sviluppo collaborativo del mondo. HTML è una tecnologia che nasce per mano di un ricercatore del CERN che allora era un semi sconosciuto, oggi pensate che è incluso fra le 100 personalità più importanti mondiali del Novecento, si chiama Tim Berners-Lee, che
negli anni 80, sfruttando una postazione Next, che era praticamente l'azienda che ha fondato Steve Jobs quando fu cacciato dalla Apple, sfruttando una, e ha inventato questa, creò questa azienda con questi PC, si chiamavano i Next, che erano improponibili per un utente normale, perché costavano, allora parliamo di $10,000, però furono presi da grosse istituzioni perché erano particolarmente performanti. Tim Berners-Lee, grazie a una postazione Next, che oggi è conservata così com'era in una teca al CERN, noi l'abbiamo vista, sì, cioè il museo a un certo punto c'è la teca con il Next usato da Tim Berners-Lee. Comunque c'è questa, utilizzando questa postazione Next, ebbe l'idea di pensare a un... Posso fare un inciso? Assolutamente. Pubblicità a Luca, due persone che lavorano nel CERN sono nostri iscritti e attivi. Voglio vedere quanti Luca d'Italia sono membri del CERN. Insomma, Tim Berners-Lee prese un subset, cioè un sottoinsieme, di una tecnologia che si chiamava SGML. SGML sta per Standard Generalized Markup Language. Tra l'altro, per chissà quale caso, la S e la G sono anche le iniziali dei cognomi degli inventori di SGML. Guarda che caso, come si chiamavano. Tutti e quattro, come detto. Ah, quattro. Ero rimasto a Goldfarb. No, no, sono in quattro. Riuscirei a imparare. Comunque, presero questo e inventarono questo linguaggio, si chiamava linguaggio di marcatura, ed è simpatico leggere nelle cronache perché proprio uno degli autori, Goldfarb, diceva: ero alla ricerca di qualcosa che mi permettesse di costruire un documento senza doverlo dettare a una segretaria con tutti gli errori e poi rileggerlo dalla mia segretaria con più errori di quelli che c'erano in dettatura, che mi permettesse di costruire autonomamente questo documento strutturandolo. Parliamo degli anni 60, cioè, quindi qualcosa molto lontano dalla prospettiva che abbiamo oggi del PC dove ti siedi, lo accendi e hai l'editor di testo. Era la norma era, per produrre un documento, dettarlo a una segretaria che a sua volta lo dettava ad altre segretarie e quindi lo facevi girare poi magari col ciclostile tra le varie sedi della tua azienda nel mondo. Erano ingegneri IBM, avevano questo problema di dover condividere della documentazione tra la sede di Los Angeles, quella di Tokyo e quella di Londra, e avevano la necessità che questa documentazione fosse sempre uguale. Inventano questa cosa che chiamano linguaggio di marcatura, chiamato SGML, che è un clamoroso insuccesso, essenzialmente non esce mai dai limiti dell'utilizzo aziendale di IBM, se non che negli anni 80 Tim Berners-Lee ha un'idea, dice: ma prendiamo SGML, scremiamogli tutto ciò che non serve e teniamoci solo ciò che può essere utile a costruire degli ipertesti da condividere in rete, sulla rete internet, che allora insomma iniziava negli istituti di ricerca ad essere utilizzata comunemente e poi si è allargata a tutta la popolazione. Per cui chiama questo subset di SGML HTML, che sta proprio per Hypertext Markup Language, linguaggio di marcatura ipertestuale. Probabilmente Tim Berners-Lee, se avesse saputo quanta, diciamo, spazzatura in rete è nata anche grazie a HTML, forse ci avrebbe fatto un pensiero. Fortunatamente non lo ha fatto e non lo sapeva, perché forse a 30 anni di distanza, scremando tanta spazzatura, possiamo dire che il vantaggio è stato maggiore di quelli che sono stati inizialmente i costi iniziali. HTML ha avuto la sua evoluzione, esiste attualmente, è uno standard, no? Non è una legge, nel senso che io posso proiettare su internet tramite un software che si chiama Web Application Server un documento in qualunque lingua, quindi qualcosa, anche tramite un sistema che io scrivo personalmente. Detto questo, però, HTML si è affermato come standard, e come standard poi si è anche tentato di modificarlo, oppure di introdurre degli elementi proprietari, fortunatamente senza successo, nel senso che la base dell'HTML è rimasta
la stessa, libera, utilizzabile liberamente, perché questo è stato il principio di Tim Berners-Lee, che io creo questo subset ma lo rilascio liberamente a tutto il mondo, in modo che vediamo che succede. Il mio obiettivo principale è far scambiare documenti ipertestuali. Poi ne è nato tutto il resto, tutta la parte commerciale, ludica che può esserci attorno. HTML ha attraversato, insomma, varie fasi. Tre forse sono i momenti che possiamo definire milestones: HTML3, XHTML e ora HTML5. HTML3 ha dovuto il suo successo al fatto di essere un linguaggio sostanzialmente sgrammaticato. Faccio un esempio. Se io parlo con il mio amico Pietro e gli dico io ho andato, Pietro capisce che io sono andato, però pensa in sé che io sia ignorante, ma capisce il senso del mio discorso. Per cui tendenzialmente può anche non interrompermi e mi lascia andare, perché alla fine il mio discorso quadra nella sua testa. L'idea di HTML è un po' la stessa, cioè non ci serve fare qualcosa HTML3, di fare qualcosa di strettamente funzionale o irrigimentale delle regole. Possiamo anche fare qualcosa che va avanti anche corrompendo le regole iniziali. XHTML tira un po' le redini. Quando viene fatto XHTML si fa aderire, ovviamente procedo per grandi passi e semplificazioni, si fa aderire HTML a uno standard molto più stringente, che era quello di un altro subset più largo di HTML ma più piccolo di SGML, che va sotto il nome di XML. XHTML tira le redini e crea un linguaggio molto più, da una serie di regolamentazioni più strette. Però che succede? Che per tirare troppo le redini poi si crea un linguaggio che ha una serie di elementi che ha una logica umana, tra virgolette, funzionano poco bene. Ad esempio una serie di ridondanze, dover ripetere delle parole inutilmente, dover ripetere dei segni inutilmente. Ora, se fate una cosa che sono 50 righe di codice, il problema di ripetere una parola due volte non è così pregnante. Ma se le righe di codice cominciano a essere 1500, 2000, il problema di dover ripetere una parola inutilmente comincia a essere problematico. Quindi HTML5 nasce dopo, negli ultimi anni, dopo, e ancora non è uno standard stabilizzato, ancora è una serie di raccomandazioni, siamo un passetto prima dello standard, però si afferma rispetto a un'altra tendenza che sembrava essere XHTML 2.0. A un certo punto lavorano due gruppi separati, XHTML 2.0 perde questa, tra virgolette, sfida sulla compatibilità dei formati, comincia ad affermarsi HTML5 e, tra virgolette, a latere, anche per volontà della Apple. Perché contemporaneamente, in quel periodo, Steve Jobs entra in rotta con la Adobe per la compatibilità dei formati Flash sui dispositivi Apple. Siccome era una persona che se la legava abbastanza al dito, praticamente è entrato in rotta con Adobe, gli dice: allora io praticamente cerco in qualche modo di spingere qualunque tecnologia mi permetta di scavalcarvi. In quel momento la tecnologia sembrava essere HTML5, perché si proponeva l'obiettivo di superare la dipendenza per i formati multimediali da un agente esterno, ma ricondurla allo user agent, cioè al browser, tramite una procedura più semplice. E infatti, anche per volontà della Apple, HTML5 ha avuto una forte accelerazione. L'altra forte accelerazione è stata lo sviluppo del mercato mobile. HTML5 nasce proprio con questa prospettiva, quella di essere compatibile su web e su mobile. E andiamo a vedere un poco come si fa. Ora, rendetevi conto che questa è una presentazione veramente stringata. Io ho cercato di prendere gli elementi che più possono interessare di primo acchito. Poi, come dicevamo oggi, vorremmo veramente organizzare tutta una serie di corsi per il prossimo anno. Se ce la facciamo, forse uno di questi potrebbe essere un qualcosa di più approfondito su HTML5
e tutto quello che ne deriva, perché come abbiamo detto si è fatto un passo avanti dal linguaggio, non è più un linguaggio che in qualche modo funziona in maniera a sé stante, oddio funziona ma non ha gran senso, funziona se viene messo insieme a tante altre piccole tecnologie, che saranno i CSS versione 3, cioè i fogli di stile, che sarà i framework JavaScript, in particolare ce n'è uno oggi che va per la maggiore, si chiama jQuery. Allora, come dicevo, vengono rese più stringenti le regole per la strutturazione del testo in capitoli, paragrafi e sezioni. Cioè, che succede? C'è stato un allentamento sulle regole per quel che riguarda la forma e l'organizzazione della pagina, però poi ci si è resi conto che se un pezzo di una pagina è un articolo, perché non definirlo articolo sin dal primo momento, ma definirlo paragrafo semplice e poi farlo definire articolo da qualche altra entità? Quindi è vero, io posso creare un paragrafo in quanto tale con il vecchio tag P di HTML, però con HTML5 posso dire a un pezzo di contenuto della mia pagina: tu sei un articolo con il tag article, e quello è più corretto che non definirlo semplicemente P paragrafo. Vengono introdotti elementi di controllo per i menu di navigazione, cioè che significa che se io il menu di navigazione ormai è uno standard all'interno dei siti web, non lo era 10 anni fa, 20 anni fa, quando era, si era in un certo modo agli albori di questa tecnologia. E vi faccio l'esempio più banale: quando sono su un menu di navigazione, sono all'interno di una pagina del sito, magari mi distrago, vado a fare altre cose, quando torno ho interesse di sapere che sono su quella pagina che corrisponde a quella voce di menu di navigazione. Quella voce di navigazione sarà attiva rispetto alle altre che potremmo definire spente. Ecco, questa è una caratteristica di HTML5, che permette di definire un pezzo di codice come codice attivo, oppure è un rimando a del codice che non c'è in quel momento. Vengono migliorati e estesi gli elementi di controllo per i moduli elettronici. Questa non la trattiamo proprio perché parliamo di form, vi basta un semplice input. Vengono introdutti degli elementi di data type, che è interessantissimo, perché se io in un form devo inserire un numero, ho tutto l'interesse che ci sia subito un elemento di controllo che blocchi l'utente che anziché inserire un numero mi vada a inserire una parola che sia ad esempio admin, no? Tu la devi scrivere 1, 2, 3, 4. Allora, con HTML5 posso già fare un primo controllo affinché l'utente scriva realmente 1, 2, 3, 4. Elementi specifici per il controllo dei contenuti multimediali, come ho detto prima, i tag video e audio, che vanno a praticamente definire un pezzo, un link remoto che è un video, e non ho più bisogno di embeddare il codice del video player, come succede oggi quando per esempio volete condividere un video di YouTube su una pagina internet, no? Sulla pagina web. Non c'è più bisogno di questo, con HTML5 ho il tag video e viene delegato al mio user agent, quindi il browser, sia Firefox sia Explorer, il compito poi di darmi un player per quel tipo di video. Deprecati, eliminati alcuni elementi, è normale, dopo 8 anni si fa una cernita, questo mi serve, questo non mi serve, e lo mando via. Vado più veloce, insomma, l'altro elemento interessante secondo me è questo, viene introdotta la geolocalizzazione. Viva Dio, da qualche anno che una delle cose più comuni in assoluto sulla rete sono le mappe. Quindi perché non introdurre degli elementi per gestire queste mappe nel linguaggio originale? Perché delegare un altro linguaggio a fare questo mio lavoro? Viene inserito un sistema di storage dei dati che è più performante dei cookie, che permette che cosa? Banalmente, se io faccio un'app che deve funzionare anche su cellulari e quest'app ha bisogno di dei dati, un database alle spalle, con HTML5
è possibile scaricare interamente non solo il contenitore ma anche il contenuto, e io potrò utilizzare quest'app come se fosse un sito, come se fosse in locale sul mio cellulare. Andiamo avanti. Ah sì, l'ultima novità di rilievo è stato semplificato il lock time. La lock time era una delle tragedie più grandi precedentemente, insomma non sapeva mai, o meglio, lo si sapeva, perché poi alla fine andavi, copiavi e la incollavi, l'avevi là, sapevi che doc type avevi utilizzato, però mi sfidavo a imparare a memoria come si costruisse un doc type. Invece con HTML5 io scrivo doc type HTML, punto. E così inizia il mio documento. Ora, senza andare a andare, siccome il motto è sempre quello di non reinventare mai la ruota, la maggior parte di questi esempi li trovate così come stanno sulla guida, la fantastica guida HTML5 che c'è su HTML.it, da cui io ho tratto quelli che mi sembravano gli elementi di maggior rilievo per una presentazione stringata. Allora, il tag classico come funziona? No? C'è un tag di apertura, c'è del contenuto e c'è del tag di chiusura. C'è un tag di chiusura che rispetto a quello di apertura ha una slash prima, poi c'è un tag, poi esistevano dei tag vuoti, tag vuoti, cioè un tag che non ha una chiusura necessariamente, e poi con XHTML erano stati introdotti i tag autochiudenti. Che la slash ce l'hanno alla fine. Con HTML5 è stato fatto un passo indietro. Non esistono più tag autochiudenti. Cioè, è il web browser che deve capire se il mio tag è vuoto o è autochiudente. Sono stati reintrodotti i tag maiuscolo. Prima erano stati vietati. Sono state eliminate le ridondanze. Con la versione XHTML, per scrivere che un campo int era checked, dovevo fare checked uguale checked. Inutile. Con HTML 5 scriverò solo checked. Semplificazione. In alto c'è come si faceva il tag style nelle precedenti versioni. Cioè, se dentro style io mettevo un CSS, dovevo dire il tipo di testo è CSS. Ma siccome in style io metto sempre solo un CSS, non potrò mai mettere altro, allora non ha senso. Per cui il nuovo tag è questo. Idem per JavaScript. Perché devo scrivere che type test JavaScript quando mi collego a un JavaScript e magari dentro qua metterò un JavaScript? Scriviamo. Quindi, semplificato. L'altro elemento carino è l'attributo jolly, data. Questo è veramente carino, nel senso che io dietro data posso scrivere qualunque cosa. Data, cane, età, 5 anni. Questo tipo di attributo viene automaticamente interpretato dal JavaScript se io lo vado a richiamare come un oggetto che ha il nome senza il meno, ma con le parole scritte in camel case. Quindi, se io volessi richiamare questo, sarà cane colore con la C maiuscola. Per cui io posso inserire dentro un tag un qualunque attributo con un valore e poi posso richiamarlo come se chiamassi una funzione o un pezzo di database, un campo in un database. Viene introdotta la struttura semantica della pagina. Vi dicevo,
ormai è assodato, no? Che le pagine hanno una serie di pagine web, hanno degli elementi abbastanza standard. Hanno un header, cioè una testata, hanno una base, un footer, hanno all'interno, andate a vedere cos'è che ha il tipo di sito personale che ha spopolato negli ultimi anni, il blog. È un blog che cosa fa? È fatto di, io non so quanti, penso parecchi, ma hanno l'esperienza del primo web. Le pagine personali erano qualcosa di quanto più fantasioso ci potesse essere e immaginato nella forma più fantasiosa. Poi mano a mano si è arrivato ad avere dei formati condivisi, comunque no. Il blog è spopolato, per cui a questo punto perché non introdurre dei tag specifici che già mi danno quella, un'indicazione su che porzione di pagina è? Quindi ci sarà un header, è stato introdotto il tag header, che al suo interno può contenere un tag che è hgroup, header group, cioè un pezzo di codice all'interno di un header con una struttura, ma anche il tag nav. Che cosa serve il tag nav? A identificare il mio menu di navigazione. Questo ha un senso, badate, perché se il mio menu di navigazione, se io sono sul PC di casa, il mio menu di navigazione avrà una forma, ma se io vado sul tablet, io quel menu di navigazione lo devo trasformare. Ora, piuttosto che trasformarlo con 3000 funzioni, facendogli a quelle funzioni di un linguaggio esterno, facendogli capire che quello è il mio menu, io già ho il tag che mi dice quello è il menu. All'interno, superato praticamente l'header del documento, avrò delle sections, delle sezioni. Posso avere N sezioni di documento. Ogni sezione può contenere, ad esempio, un articolo che a sua volta avrà una testata, header, magari il titolo e il sottotitolo, avrà un contenuto che io posso marcare con i tag comuni per la marcatura del testo e avrà un footer, un piede, dove magari c'è una firma, c'è un copyright, c'è una data rispetto all'articolo. Vada bene che come la pagina ha un header, quindi non solo il documento, anche per la pagina in generale io posso inserire un footer, cioè una parte inferiore dove inserire alcune informazioni. E qua ritorniamo al discorso della, diciamo, dell'embeddare contenuti esterni. L'esempio più semplice per chi ha esperienza di HTML classico è quello di includere un'immagine. Se voi avete mai fatto un tag per immagini, sapete che io faccio img src uguale source, src sta per source. Dopodiché io posso mettere un qualunque puntatore all'interno, può puntare sulla stessa directory del mio sito, ma può puntare anche su una directory di un sito che è dall'altro lato dello stato all'altro lato del mondo, cioè posso anche mettere un web link, no? E lui mi va a renderizzare l'immagine. La domanda che si sono posti in HTML5, ma le tecnologie di oggi, la potenza di calcolo non ci permette di espandere questa cosa? Sì, per cui è stata espansa a sorgenti audio, canvas, che significa praticamente sorgenti script in JavaScript che fanno delle animazioni, c'è un tag vero e proprio embed, iframe, che era un tag che è stato lì per essere scartato più volte, invece è ritornato in vita, il classico img mat, per includere una porzione di codice che è una funzione matematica, un oggetto generico, un file svg che è un file praticamente vettoriale, quindi per quanto ridimensionerò la pagina il mio svg sarà sempre lo stesso, non perderà mai in termini di qualità. E il tag video, che insomma probabilmente poi a conti fatti è quello che più stimola un po' tutti quanti nell'utilizzo di HTML5, vedere come poter includere un video senza dover essere dipendenti da quello o da quell'altra piattaforma. La cosa bella di HTML5 è che, essendo poi una formalizzazione
abbastanza stretta, che però libera da una serie di legacci prevedenti, ha permesso la nascita in breve, e poi essendo un bouquet molto più ricco, no? Che si interfaccia con JavaScript, con CSS3, che offrono delle animazioni, offrono delle sfumature di colore, così senza dover usare immagini, no? E ha permesso la nascita in breve tempo di quelli che si chiamano framework di sviluppo in HTML5. Che cos'è un framework di sviluppo? Detta semplicemente, è un tra virgolette sito preimpostato con già tutta un'organizzazione della pagina ferrea, funzionante su diversi, quindi io non devo più preoccuparmi di crearla da zero, no, ce l'ho già là, eccola, mi funziona, e con tutta una serie di funzioni integrate che possono essere più ampie o meno ampie. Uno dei framework più diciamo che ha avuto più successo si chiama Boilerplate. Già dalla descrizione HTML5 Boilerplate vi aiuta a costruire veloci web app che siano veloci, robuste e adattabili. Una tecnologia, e questo lo vedremo sempre, mobile friendly, ottimizzata per Google Analytics. Poi ci sta, insomma, con tanti documenti che coprono decine e dozzine e dozzine di tips and tricks. L'altra che è carina si chiama Skeleton. Io ho utilizzato Skeleton, mi ci sono divertito proprio, ho fatto qualcosa. È veramente essenziale, cioè rispetto per esempio a Boilerplate o a quella che vi faccio vedere dopo, che offrono tante funzioni. Skeleton è proprio una struttura di pagina essenziale per pulita, non offre quasi nessuna funzione aggiuntiva, anzi prima c'erano un JavaScript che faceva delle piccole così, nell'ultima versione hanno sfrondato anche questo ed è proprio una struttura HTML5 pura con una griglia a 12 colonne che è possibile espandere o ridurre e che funziona veramente bene su diversi tipi di formati di pagina e di supporto. L'altro, e qui parliamo praticamente in questo momento di chi la fa, insomma, la regina dei framework HTML5, e cioè Bootstrap, che è un prodotto di Twitter ed è veramente incredibile perché rispetto agli altri ha una notevole semplicità d'uso. Non che gli altri siano difficili, però Bootstrap è pari in questo senso, ma offre veramente una quantità di funzioni incredibili per fare le cose più disparate. Faccio vedere, vale la pena, questo è il sito di Bootstrap, che ora attualmente è la versione 3, e solo per farvi vedere, ecco qua, queste sono le componenti CSS che sono già in Bootstrap, cioè che voi dovete solo imparare a utilizzare, non dovete costruire ex novo, una griglia, una serie di elementi tipografici, tabelle, form, bottoni che sono già preimpostati, per cui basta aggiungere una semplice classe per ottenere un effetto su un bottone, niente di particolarmente difficile. Queste sono le componenti e quindi ci sono le glyph icons. Sapete cosa sono le glyph icons? Allora vi spiego brevemente. Se io devo fare un sito con 30.000 iconcine, o metto 30.000 file nella mia cartella IMG, per cui poi devo richiamarmi iconcina per iconcina, oppure qualcuno ha pensato, cioè, visto che un'iconcina di queste magari pesa un kbyte, 100 iconcine peseranno 100 kbyte se messe insieme, che tutto sommato sono qualcosa di veramente ridicolo come necessità di caricamento. Allora io faccio un unico file di icone, e che queste sono le glyph icons, dopodiché col CSS io vado a richiamarmi solo il pezzo di immagine che mi serve. Sì, così le Windows non sarà l'ordinare tale. Probabile, sì, quindi per cui sì. Quindi ha se vi faccio vedere qua, se no? Sì.
Firefox che ha Bootstrap. Sono veramente tantissime, sono di uso estremamente comune, ed è un unico file, proprio perché io non devo sapere il posizionamento XY della grid Firefox. A me basta sapere il nome e io creo praticamente un oggetto che ha come classe il nome della grid Firefox e mi viene per quell'iconcina, senza in quell'oggetto vuoto, senza dover andare a richiamare l'immagine. Dopodiché ha una serie di componenti JavaScript che sono particolarmente interessanti, incorporando un framework JavaScript di cui ho parlato prima, il nome jQuery, permette di fare una serie di transizioni, cioè fade in, fade out di una pagina, oppure di avere senza dover programmare più di tanto, semplicemente aggiungendo una classe all'interno di un elemento, di avere una finestra modale. La finestra modale è quella, per esempio, quando fai il login, la finestra diventa nera e appare una finestrella più piccola, bianca, con il form per il login in evidenza. Quella è una modal window. Fare dei menu drop down, creare un menu con una pagina con dei tab. Dopodiché, l'altra cosa bella di Bootstrap è che ha questa possibilità di essere customizzato. Cioè io vado sul sito, scelgo le componenti di cui ho bisogno e alla fine faccio download. Comunque alla fine me lo vado a tirare giù e mi tiro solo quello di cui avevo bisogno. Quindi se io ho già in mente cosa devo fare con il mio sito, ho trovato una riduzione di spazio che fa sempre bene, no? Consumare meno spazio, meno memoria. O perlomeno, insomma, me che vengo da mezzo parete, veniamo da anche calcolare il kbyte e il megabyte, ci sta, insomma, avere un framework ancora più piccolino. Vi faccio vedere, tanto per dire, questo qua è un giochino mio che praticamente ho fatto con Bootstrap e jQuery. Che cosa ho fatto? La domanda è questa: quando faccio una pagina con dei tab, i tab sono questi, no? Cioè le schedine su una stessa pagina, perché devo caricare tutti i tab contemporaneamente quando carico la pagina? A me serve a caricare solo il tab quando lo richiamo. Okay. Allora infatti l'ho chiamato Just Load If You Need. Cioè, caricalo solo se ti serve. Allora questa qua è una pagina normale, quei tab. Cioè quando io ho caricato questa pagina, fatta con Bootstrap e jQuery, lui si è caricato tutto il contenuto dei tre tab. Quindi questo lungo lorem ipsum che ci ho messo, questa serie di fotografie, questa orribile pizza surgelata che mi ha rovinato la vita una sera dei miseo, lui si è caricato e infatti il tempo di caricamento 10.033 millisecondi. Dopodiché implemento 5, ma 5 veramente righe di codice in jQuery e faccio una tanto per dirvi, comunque questo già è fatto con Bootstrap, no, appunto, per fare queste cose che sono i tab, io ho semplicemente preso un pezzo di codice e gli ho dato la classe dei tab e lui automaticamente mi ha fatto tutto i tab, non ho dovuto scrivere del codice particolare. Ma se io vado a richiamarmi il Just Load If You Need, ecco qua, execution time 48 millisecondi, è una bella differenza, insomma. Questa è la stessa pagina, ma è caricata, ora in questo momento è caricata solo la prima parte, cioè questa. Se io vado sulle foto, ecco,
comincia a caricarmele una per una, ma ora, non prima. Quindi, e tra l'altro non so se avete visto, no, che la foto si è caricata con un effetto di sfumatura. Ecco, quello è sempre un comando di Bootstrap, per cui io al tag dell'immagine aggiungo una classe che si chiama feed-in. E lui mi fa il feed-in della fotografia e non ho dovuto fare nient'altro. Tornando al nostro, ai nostri framework, l'altro framework di cui vi parlo è jQuery Mobile. jQuery Mobile che cos'è? È un'estensione di jQuery dove vengono aggiunte a jQuery delle funzioni che supportano le gestures per i sistemi mobile. Per fare un esempio banale, insomma, su uno smartphone probabilmente è molto fastidioso utilizzare un menu a tendina con varie sottodirettori, no? A un certo punto comincia a uscire fuori dal mio smartphone e non mi trovo più. Invece, allora, questo comportamento normale sulla pagina web, jQuery Mobile, se io implemento in jQuery Mobile, automaticamente viene trasformato in che cosa? In delle pagine differenti, per cui io clicco sul primo menu, spostamento della pagina, nuovo menu, clicco sul sottomenu, anziché aprirsi il sottomenu, la pagina si sposta e appare il sottomenu. E quindi lo posso scorrere con... Altra cosa, però, sul mobile il doppio clic non ha senso. È difficile, non è che posso stare così. E quindi praticamente lui tutti quei comportamenti, jQuery mobile, quei comportamenti, le gesture, le azioni che portano un doppio clic che posso avere sul web, me le trasforma in qualcos'altro. Ve lo faccio vedere perché offre una cosa veramente carina e veramente che aiuta parecchio nello sviluppo, e cioè questa è la pagina di jQuery Mobile. Ecco, vi offre un ambiente di sviluppo sulla stessa pagina web molto basilare ma molto utile. Cioè voi andate praticamente a creare la base della vostra applicazione mobile già sul loro sito, poi ve la scaricate e ci andate a mettere tutto quello che volete attorno. Ad esempio, questo vedete che più o meno simula lo schermo di uno smartphone o di un tablet. Voglio aggiungere una barra di navigazione, la prendo, la trascino qua. Mi sa che ho tirato il bottone, oppure una mappa, no? Posso prendere un page header, no? Che vado a mettere qua, modifico. Quando ho fatto la struttura principale della mia applicazione, ovviamente qua siamo su un paradigma che da qui non si sfugge, cioè io l'applicazione prima la progetto, cioè non è che comincio a lavorarci e la faccio così, prima la progetto, devo avere idea, come quando dice, fate un sito, prima dovete creare il database che sta alle spalle, tutta quella, è quello che poi vi darà la struttura che si trasferirà sulla pagina web, non è che prima create la pagina web e poi il database, è uno degli errori di sviluppo più comuni che ci stanno nel mondo web, no? Quello che parte uno e comincia a fare la pagina, dice, ah, mettiamoci un database alle spalle, no, prima crei il database, allora qua prima, tra virgolette, ingegnerizzo la pagina con questo, poi me la scarico e vado a fare le modifiche del caso. E vi faccio vedere, insomma, io con jQuery Mobile mi sono divertito e l'anno scorso... No, se riuscivo a fare la pizza con jQuery Mobile non ero qua, stavo a Las Vegas a fare. Mi sono divertito e ho fatto questo on fly. Cioè io avevo un problema al lavoro, io faccio un manuale, facevo dei manuali per utilizzare con delle procedure e scoprivo che nessuno leggeva i miei manuali, specialmente io faccio un lavoro abbastanza, coordino dei tecnici che lavorano sul territorio,
E quindi io gli facevo i manuali con le procedure e scoprivo che loro stavano sempre a chiamarmi perché non leggevano le procedure. E mi dicevano, sono arrivato a dirmi, dai, è noioso, e scusami, la prossima volta scrivo un romanzo e ti darà di piacere di più. Oppure sono arrivati a dire, ma non ho tempo, oppure guarda che io sto sempre in giro con lo smartphone, la sera torno a casa, l'ultima cosa che voglio fare è aprirmi il tuo doc. Allora praticamente mi sono un po' divertito con jQuery Mobile e ho trasferito quello che era il mio manuale su una serie di schede di database che vanno a vedersi in un'applicazione per mobile. Per cui ho chiamato questa cosa OnFly, è il mio primo progetto, tra l'altro l'ho usato anche per imparare GitHub, e ho fatto qua degli esperimenti. Ecco, questa qua è, viene fatto vedere appunto, faccio vedere come apparirebbe se fosse all'interno di uno smartphone. Ecco qua, vedi? Ovviamente tutte le funzioni che possono essere, cioè, con lo smartphone non è che vuoi entrare e poi mettermi a cliccare 3000 tasti, voglio dire che se io clicco la prima lettera I voglio avere subito tutte le parole all'interno del database con la lettera I, e quindi completamente automatico all'estrema potenza, perché devo essere veloce e non ho la stessa mobilità che ho sulla tastiera. Per cui sulla I esce la I, già Infos, ho bisogno delle informazioni della scheda che mi dà le informazioni, scelgo Infos e mi esce la scheda con i numeri di telefono, l'help desk dell'ospedale. In questo caso è una simulazione, potrebbe essere un sistema che funge in un ospedale, così anziché avere un unico help desk, l'utente che arriva all'ospedale si collega alla rete dell'ospedale, va sull'applicazione dell'ospedale, mette una parola e già sa radiologia, radio, e c'è scritto il reparto radiologia è aperto dalle alle e devi fare questa cosa e questa cosa. E vi dico la verità, buona esperienza ce l'ho, però non è stato abbastanza facile utilizzare quel tool online di jQuery Mobile, poi scaricarmi quello che mi serve e adattarlo. Parliamo forse di una settimana di gioco, fuori dall'orario di lavoro, la sera, tornato a casa, fretta di orecchie, mi sono divertito. Poi ci ho agganciato alle spalle qualche scritto di PHP, un database SQLite e così via. Quindi jQuery Mobile che integra nativamente. Che è successo? Vale. Si vede questa cosa in document viewer, come si leva? L'altro, oltre jQuery Mobile, l'altro framework che mi stimolava a far vedere è questo, si chiama Lime.js. Già se vedete la descrizione capite perché risulta succoso, cioè vi permette in automatico di costruire dei giochi in HTML5, cioè ha tutte le funzioni, è una serie di tutorial che vi permettono di non fare come ho fatto io l'applicazione generica. Questo è orientato a costruire dei giochi online. Una delle cose per cui sta avendo certo successo HTML5 e JavaScript è che si integrano bene per ricostruire o delle interfacce che producono dei giochi, perché hanno delle funzioni tipo drag and drop, trascina, copia e incolla, che possono, immaginate, che so, come si chiama, Angry Birds, no? Che tu devi tirare e poi lanciare l'uccello. Ecco, questo qua, Lime.js, se volete divertirvi a fare dei giochi online, da mettere online, partite da questo framework qua, che vi dà una serie di utilities e facilitazioni. Questo invece è un tool, si chiama Initializer. E Initializer è carino perché tramite una sola interfaccia vi permette di avere o un progetto di HTML5 boilerplate, oppure un progetto generico di HTML5 responsive,
che sia già responsive, quindi che sia già adattato automaticamente se utilizzate una piattaforma che sia il PC o il tablet o lo smartphone. E questa è una novità che non sapevo fino a ieri sera, che permette di scaricare un progetto Bootstrap già bello e funzionante con una serie di opzioni. E poi un attimo, per esempio, se io scelgo qua fine tuning, allora che cosa ho? Vuoi il template o non lo vuoi il template Bootstrap, oppure no, me lo costruisco dopo, voglio solo la struttura. Vuoi una serie di, questi sono degli aiuti su HTML5 per la compatibilità. Lo vuoi jQuery? Come lo vuoi? Lo vuoi minimizzato? Fa così, occupa poco, va veloce, oppure lo vuoi quello, lo vuoi intero per sviluppatori, perché ci vuoi mettere mano sopra? Non vale la pena, cioè jQuery lasciamolo così come. E così, vuoi già che ci siano incluse le classi per la compatibilità con Explorer, che è praticamente la dannazione, no? Di chiunque fa un minimo di sviluppo web, era quanto di più odioso ci sia andare a fare un bel lavoro, smazzarsi, vedere che funziona con Chrome, Firefox, Safari, su una, due, tre piattaforme, e poi vai su Explorer, ma e ti cambia qualcosa. Veramente con gli ultimi Explorer non tanto. Appunto, cosa vuoi? Vuoi la pagina 404, vuoi il file dei robots, vuoi la pagina degli humans? E così via. E l'ultima cosa di cui vi parlo, no, questo è un altro tool, si chiama HTML5 Maker, che però è orientato alle funzioni che creano piccole animazioni sulla pagina. Quindi ha già embeddate tutte quelle funzioni che permettono, che so, di muovere un oggetto, fare uno zoom, cose che sono state incluse con HTML5 e CSS3. E che in qualche modo sono un superamento di Flash, cioè rincorporano una serie di bei effetti che aveva Flash, però con una maggiore compatibilità. La differenza quale parte non è piccola, vi faccio solo un esempio: se io devo fare un'applicazione e la faccio in Flash, ho poche probabilità che un non vedente riuscirà ad accedere alla mia applicazione. Se io la faccio in HTML5 è tutto codice, per cui lo user agent, cioè il browser, saprà che se l'utente dall'altro lato in quel momento è un non vedente, perché il non vedente si è settato il browser con una serie di caratteristiche per non vedenti, escluderà le parti che in animazione che il non vedente al non vedente non servono, farà emergere solo quello che gli serve e gli darà il testo così com'è con la lettura. Per cui HTML5 hanno, con HTML5 e CSS3 si è fatto questo sforzo, superare Flash, perché dava tanti problemi di compatibilità per quelle che sono le applicazioni appunto per non vedenti o anche per altri settori, e ricreare per i normodotati gli stessi begli effetti senza i quali sembra che a un certo punto non si viva. E l'ultima cosa di cui vi parlo è questo servizio online, si chiama Wix. Non è una cosa molto Linux, è un servizio che ti offre a fare pagine web online, è un servizio proprietario, gratuito ma proprietario, non è una piattaforma libera, ti fa fare pagine web, tra l'altro senza saperne niente, tutto con dei menu, ti trascina, copia e incolla, drag and drop, e tu fai delle ottime. Però è interessante la storia di Wix, perché qualche anno fa praticamente Wix nasce come piattaforma Flash, per cui tu ti iscrivi a Wix, facevi il tuo sito con il drag and drop e dopo avevi un sito in Flash. Qualche anno fa loro migrano da Flash ad HTML5, ricostruiscono da zero la loro applicazione. Allora, la loro applicazione è in HTML5 e ti fa fare siti in HTML5 senza saperne niente di quello che stai facendo. Però, guarda caso, l'aver scelto una tecnologia in qualche modo libera, di maggior utilizzo, di maggior diffusione, che sia una tecnologia che è uno standard per il web, li ha portati a una crescita notevole, tant'è che scrivono su Wikipedia Italia, Wikipedia la versione anglosassone, il passaggio ad HTML5 si è risultato di grande successo e ha attratto ulteriori 25 milioni di utenti. Quindi, in un anno
guadagnare 25 milioni di utenti non è poco, insomma, è una bella cosa, semplicemente avendo scelto una tecnologia che gli permette una maggior flessibilità e maggior utilizzo. Io ho finito, se ci sono domande. Alla luce la partita, no, perché apriamo.